Senatore Candiani, voto palese ha affossato il suo emendamento. Nella realtà dei fatti non c'è stato neanche possibile votare, perché prima ancora che potessi prendere la parola per la dichiarazione di voto sull'emendamento, Grasso aveva già messo il voto e una gran parte dei senatori non ha neppure potuto farlo. Questa è una cosa vergognosa, significa utilizzare mezzi e mezzucci da Prima Repubblica per impedire il voto libero dei senatori e dimostra che Renzi non ha i numeri nella sua maggioranza per questa riforma costituzionale. Stanno barando con i mezzi più sporchi, impedendoci anche il libero accesso al voto. È una cosa vergognosa, i cittadini non saperlo, ci batteremo per loro. Stamattina il governo battuto con il voto segreto, mentre con il voto palese la maggioranza tiene. La maggioranza tiene, avrebbe tenuto sull'argomento della riduzione della Camera dei Deputati anche a voto segreto, ne sono convinto, perché l'emendamento approvato corrisponde ad una strana alleanza fra antirenziani di vario genere che non vogliono la riforma e una componente laicista presente soprattutto nel Partito Democratico che ha preferito che i temi eticamente sensibili come il fine di vita o come il matrimonio siano di tutte e due le Camere, cosa strana perché il Senato diventa un organo di secondo grado rappresentativo di regioni e comuni e non dovrebbe legiferare tanto più su profili così importanti. Si cambiano le regole, come avete visto, da una seduta all'altra. Si cambiano le regole in continuazione. Il Presidente del Senato, dopo che lui si era assunto la responsabilità di rendere noti per tempo l'elenco degli emendamenti ammissibili al voto segreto, come avete visto oggi, si è rimangiato la sua stessa decisione. Spiace dirlo che bisogna ricorrere al voto segreto per fare in modo che ci possa essere un'espressione libera dei senatori fuori dagli ordini dei partiti. Questo è veramente, veramente grave. Io non credo che qui ci sia lo spirito costituente, io credo che qui si sta facendo anche non solo nei contenuti, ma anche nella forma un grave danno veramente alle libertà.